Come ti chiami? Io mi chiamo Danny Lanza. E dove sei nato? Sono nato in Emilia Romagna, a Cesena, ma abito qui a Prato da tantissimi anni, da quando sono bambino. E quanti anni hai? Devo proprio dirlo, sì. Ne ho 35. Ti tocca. Dove vivi, Danny? Io vivo a Prato, nella frazione di Iolo, in un campo nomadi. Hai sempre abitato qui? Sì, ho sempre abitato a Prato, in questo campo nomadi, nel quale vivo attualmente. Hai frequentato le scuole qui a Prato? Sì. Che scuola hai fatto? Io ho fatto un istituto che era professionale, con indirizzo servizi sociali. Ah. Però devo dire che l'ho fatto perché per me la scuola è importante, ma in realtà sui banchi di scuola già sognavo di fare altro. Sono nato artista e quindi sognavo di intraprendere un percorso artistico. Ho studiato servizi sociali perché diciamo che nelle scuole della zona era quella più accessibile, era quella che mi piaceva e mi interessava un po' di più. Poi nel corso della mia formazione ho capito che volevo fare altro nella vita. Qual era il tuo sogno artistico? Il mio sogno artistico era quello di diventare regista di musical e l'ho realizzato. Quindi tu hai conseguito il diploma di operatore sociale? Sì, sì. E poi dopo ho cominciato un percorso di formazione che si indirizzava su altro, quindi su quello che in realtà poi volevo fare nella vita, che è appunto il regista. Hai fatto degli studi, quindi dopo il diploma, hai fatto delle specializzazioni per diventare regista, hai fatto delle scuole? Assolutamente sì, ho fatto due accademie. Un'accademia qui a Prato, al Teatro Politeama Pratese, con la direzione artistica di Franco Miseria. Quanto è durata? 2 anni. E poi ne ho frequentata anche un'altra, 2 anni, nella città di Roma, sì. con la direzione artistica di Valeria Rossi. E quindi al di là della formazione di cui ti parlo prima in servizi sociali, mi sono diplomato in 2 accademie. Oh. Che percorso di studi hanno fatto i tuoi genitori? I miei genitori hanno fatto un percorso di studi che si può definire sicuramente un po' precario, nel senso che mia mamma, se non sbaglio, è arrivata fino alla 3ª elementare. Mio padre forse la prima o neanche la prima. La scuola per i sinti è sempre stata quella degli altri. È stato così anche per te? Allora, devo dire di no, nel senso che, ringraziando Dio, ho una famiglia che mi ha sostenuto e che mi ha dato la possibilità di capire quanto fosse importante studiare. Quindi devo dire che il mio percorso di studi è stato indubbiamente un percorso di studi abbastanza sereno, nel quale mi sono permesso di imparare, di acquisire delle conoscenze, delle competenze, e l'ho fatto con serenità. Come sei stato accolto in classe? Come sono stato accolto? Fin quando non ho dichiarato di essere sinto, benissimo. E poi? Poi è successo che io vivo in un paese che è piccolo, no? Quindi ci conosciamo più o meno tutti, e le voci girano, quindi è chiaro che questa informazione è arrivata ai compagni di classe, e le maestre sono convinto che lo sapessero già dalla mia iscrizione, e devo dire che ho un ricordo proprio anche ben preciso. A scuola ci chiesero di disegnare su un foglio quella che era la nostra casa, no? E quindi tutti disegnavano una casa con i mattoni, con il tetto, con il camino. Io semplicemente con disinvoltura ho disegnato quella che era la mia casa, che è una roulotte. E quando poi l'ho dovuta mostrare alla classe, mi ricordo gli occhi sgranati dei miei compagni, che non capivano, che non comprendevano, e che hanno iniziato forse da quel momento a guardarmi con occhi di differenti. E hai mai subito un episodio di discriminazione? Sì. In classe e non solo. Sì. Allora, devo dire che è successo in un paio di occasioni che in classe sparissero delle cose, no? Come può capitare, delle penne, degli astucci, dei diari. Immediatamente il pensiero veniva rivolto a me. E quindi la colpa ricadeva istintivamente, inconsciamente, subito sul bambino sinto che era parte di quella classe. Poi io non c'entravo niente. I colpevoli erano altri bambini che si divertivano magari anche a portarsi a casa degli astucci, delle penne, delle cose, no? Però il fatto di essere incolpato a prescindere
dalla soluzione del caso, appunto, mi ha fatto sentire spesso in difetto. E al di fuori dell'ambito scolastico hai subito fenomeni, episodi di discriminazione nella tua vita? Mi è capitato, sì, mi è capitato in alcune occasioni che mi chiamassero Zingaro, che mi chiamassero Zingaro DM. Cosa vedi in quel termine? In quel termine ci vedo odio, ci vedo la mancanza di dialogo, di conoscenza, ci vedo la volontà di insultare non solo la cultura di una persona o il popolo dal quale proviene, ma sinceramente l'animo della persona stessa. È un insulto, equivale alla parola negro, no? Che non si può dire, non si deve dire. E quindi è stato un episodio specifico che ti è capitato che ti chiamassero in questo modo? Sì, più episodi. Sì, nell'ambiente di lavoro, nell'ambiente della formazione scolastica, no? Quando si discute tra compagni, tra colleghi, tra giovani, ovvio che ci si lascia andare a delle parole che comunque tendono un po' anche a poter ferire l'altro, no? Ecco, diciamo che nei miei riguardi in più occasioni utilizzavano proprio quell'appellativo per insultarmi, quindi consapevoli che era comunque una parola da non usare. Tu mi hai detto che finché hai negato la tua appartenenza non c'erano problemi, no? Sì. Che cosa significa per te? Che cosa ha significato per te dover negare la tua identità? Intanto, se riguardo al mio percorso, sicuramente devo fare un mea culpa, nel senso che ho sbagliato io a nascondermi. L'ho fatto per paura di dover dimostrare più degli altri. Questa è la cosa che mi ha portato proprio a dovermi nascondere e a volermi nascondere. La sensazione che se avessi dichiarato di essere sinto fin dall'inizio, sicuramente per dimostrare di poter avere delle capacità, io devo fare il triplo, più degli altri. Solamente perché partivo da una base di tanti punti in meno agli occhi della gente, no? E quindi questa paura di dover faticare il doppio per dimostrare di poter anch'io essere come gli altri mi ha portato a nascondermi. Quali sono i requisiti che secondo te dovrebbe avere la scuola e in generale l'ambiente educativo per essere affine alla dimensione delle comunità sinte? Innanzitutto io credo che gli operatori scolastici debbano essere formati. In che cosa li formeresti? Li informerei sull'esistenza di un popolo di cui non conoscono niente, no? Cercherei di lavorare sulla distruzione degli stereotipi e dei pregiudizi. Attraverso questo, attraverso la formazione degli operatori scolastici, sicuramente si può puntare a una formazione con gli studenti che sia degna di essere chiamata informazione e formazione. Secondo te gli insegnanti sono formati oggi sulla realtà sinte-roma? Non a sufficienza. Sono formati quegli insegnanti che hanno voglia di investigare, di cercare, di documentarsi, ma non hanno, secondo me, gli strumenti utili per conoscere a sufficienza il popolo sinte. Secondo te, che idea si ha nell'opinione pubblica quando si menzionano i sinti, i rom? Ma guarda, secondo me ci sono degli stereotipi che da una parte mi fanno ridere e da una parte mi fanno tanta paura. Quali sono quelli che ti fanno ridere e quali sono quelli che ti fanno paura? Quelli che mi fanno ridere sono i classici, i sinti rubano i bambini, è una cosa che mi fa ridere e ci associano a qualche specie di mostro, no? Quelli che mi fanno paura sono quelli un po' più comuni ma e più semplici forse, come i sinti rubano, perché questo credo che produca nelle persone che non sono sinte della paura proprio della figura del sinto, perché non è vero che i sinti rubano. io sono per la certezza della pena e per la condanna di chi commette qualsiasi tipo di reato. Una persona che sbaglia deve sicuramente pagare, ma perché deve pagare la comunità alla quale quell'individuo appartiene? È una cosa che non sta da nessuna parte, no?
ho studiato, mi sono fatto il mazzo, ho raggiunto degli obiettivi, ho realizzato dei sogni e poi mi sono guardato allo specchio e mi sono detto ce l'ho fatta, sono arrivato a quei traguardi che mi ero prefissato. Come ci sono arrivato? Ci sono arrivato anche grazie alla cultura, al mondo, al popolo dal quale provengo. E a quel punto mi sono detto, cavolo, ma questi sono gli strumenti utili che mi hanno portato a realizzare i miei sogni. Allora è giusto che questi strumenti vengano messi in luce. E quindi i valori che il mio popolo, che la mia cultura mi hanno trasmesso, secondo me sono stati utili per la realizzazione dei miei sogni. Questa consapevolezza mi ha dato il coraggio di espormi e di parlare non più di quello che so fare, ma anche di quello che sono, no? In che modo si parla dei sinti a scuola? Si parla dei sinti con un sacco di inconsapevolezza e di ignoranza e si parla dei sinti attingendo dai luoghi comuni, dai luoghi comuni che, come dicevo prima, sono quelli del fatto che il sinto è sicuramente sporco, del sinto sicuramente ruba, sicuramente del sinto che ruba dei bambini, del sinto che non racconta della verità e del sinto che ha dietro a sé sicuramente questo alone di grande mistero e di ambiguità. Com'era la relazione con i tuoi compagni a scuola? Allora, la relazione con i miei compagni era più o meno buona, nel senso che, come tutti, no? Andavo d'accordo con quelli che mi andavano a genio e non andavo d'accordo con quelli che non mi andavano a genio. Però devo dire che da quando hanno saputo che ero sinto, diciamo che non si lasciavano andare completamente a un rapporto che fosse privo di filtri. Quindi sicuramente se mi dovevano abbracciare, non lo facevano con così tanta disinvoltura, come se li spaventasse quel contatto, no? E non mi sono mai spiegato in quegli anni a che cosa, come fosse dovuta questa cosa, ma sicuramente dalla paura, dagli stereotipi, dai loro comuni, da ciò che hanno sentito su chi era sinto. E quindi sicuramente era un rapporto buono, ma con dei limiti. E con gli insegnanti? Io sono sincero, ho avuto degli insegnanti validi, degli insegnanti che non mi hanno mai fatto sentire differente, che mi guardavano come guardavano gli altri, anzi che riconoscevano in me delle capacità. Quindi devo dire che se guardo agli insegnanti sono veramente felice degli insegnanti che ho avuto e che mi hanno sempre dato la voglia di continuare a studiare, ad applicarmi e a migliorarmi. Dani, hai mai sentito menzionare le classi speciali da Ciodromo? Sì, le ho sentite menzionare dalle mie zie, dai miei zii, dalle persone che hanno qualche anno in più di me e ogni volta che ne sento parlare io ho i brividi. Cosa ti raccontavano? Mi raccontavano di studiare in classi speciali composte completamente da bambini sinti e le classi erano composte da bambini di diverse età, quindi andavano dai 6-7 anni ai 14 anni e quindi non c'era neanche una suddivisione per età, per competenze, per livello di preparazione o di apprendimento, c'era proprio un buttare tutti insieme in base all'etnia di appartenenza e mi raccontavano che non studiavano in quelle classi. Quindi non si sono raggiunti degli obiettivi, dei risultati? No, secondo me era più un babysitteraggio più che una scuola, che una classe di formazione. Era semplicemente una maniera per stare insieme, per far stare insieme questi bambini appartenenti allo stesso popolo, ma in realtà non imparavano nulla. C'erano altri sinti nel tuo istituto? Lo frequentavi tu? Alle elementari un paio sì, ma in classi differenti. Alle medie idem, ma alle superiori no. In realtà alle superiori non, nel mio istituto no.
Era frequentavi regolarmente? Sì, assolutamente, a meno che quando non avevo studiato e quindi mi inventavo una scusa con i miei genitori per rimanere a casa, mi inventavo mal di testa, mal di pancia, come fanno tutti. Ed era facile per te poter studiare a casa in un campo? Sì, devo dire sì. Avevi il tuo, la tua privacy, il tuo spazio? Sì, al di là di quello che si dice, devo dire che la mia mamma mi chiedeva proprio, hai studiato, hai fatto i compiti, mi controllava il quaderno, mi controllava il diario, quindi devo dire che oltre a essere molto sereno nell'ambiente casalingo, ho avuto dei genitori, delle famiglie che mi stavano dietro e che mi incitavano a studiare, sicuramente che andavano ai colloqui con gli insegnanti, che si preoccupavano della mia formazione. Com'è stata la tua esperienza scolastica? Allora, se parliamo dei voti che avevo a scuola, ero bravissimo nelle materie umanistiche e scarso in quelle scientifiche, ahimè, con la matematica è sempre andata male. Se parlo dell'esperienza scolastica, devo dire che do un 6,5. Un 6,5 perché comunque mi ha portato a essere quello che sono oggi, quindi sono fierissimo. Ma si poteva fare di più. Cosa avresti fatto? Avresti cambiato la scuola superiore? Ad oggi, con il lavoro che faccio, probabilmente sì. Probabilmente avrei voluto fare il classico. Devo dire che era il mio sogno, il liceo classico, era proprio quello che sognavo di fare. Poi però c'erano delle dicerie, no? Con il classico devi sicuramente andare all'università perché non ti dà una professione. Io sapevo già di sognare il palcoscenico, quindi mi sembrava un po' uno sprecare del tempo. Con le capacità che ho, sicuramente ci sono più materie umanistiche che scientifiche, quindi forse me la sarei cavata un pochino meglio. Ci sono state persone, figure chiave, fattori che hanno avuto un ruolo determinante per la tua riuscita scolastica, sia esterni che interni al contesto scolastico, che ne so, genitori, insegnanti, persone che hanno reso positiva la vita all'interno dell'istituzione scolastica? Sì, allora, al di fuori della scuola devo ringraziare la mia famiglia, come dicevo prima, che mi ha sostenuto, che mi ha dato degli stimoli e la voglia di continuare ad applicarmi. All'interno dell'istituto scolastico devo dire che ho trovato dei professori, in particolar modo me ne ricordo una, si chiamava Mary Canaccini, insegnava lettere, che era innamorata del mio modo di scrivere, del mio modo di vedere le cose, mi chiamava il poeta della classe e devo dire che lei ha creduto tanto in me, mi ha sempre stimolato a combattere per realizzare i miei sogni e quindi sì, devo dire che ho avuto la fortuna di incontrare sul mio cammino degli insegnanti che credessero in me, che mi dessero quella voglia, quella spinta che mi serviva. Quali sono, a tuo avviso, i fattori e le strategie che possono ostacolare o favorire il successo scolastico? Allora, ostacolare la mancanza di coraggio nell'esposizione, nella volontà di dimostrare che abbiamo delle competenze, delle capacità come chiunque altro, favorire sicuramente il dialogo, la voglia di condivisione e la formazione degli operatori scolastici. Che valore ha per te la scuola oggi? Importantissimo. Ha un valore incredibile perché secondo me è la strada, è il sentiero che ti dà gli strumenti per fare dei tuoi sogni delle bellissime realtà. Proposti e suggerimenti che potresti fare per migliorare la situazione delle persone rome sinti? Ai sinti auguro il coraggio di credere nelle loro possibilità, il coraggio di far crollare questi muri fatti di mattoni di pregiudizio, di luoghi comuni, di stereotipi. Alla comunità esterna auguro la voglia di conoscerci, la voglia di assaporare e di vivere, di guardare i colori che sono così belli e che fanno parte del popolo sinto, colori e sapori che ancora non conosco.